con quale, qual è la dote principale per reggere ad un'esperienza così? In primo luogo una buona resistenza fisica e un'età non troppo giovane e non troppo anziana, cioè l'età ottimale era la mia. I ragazzi di 16-17 anni non tenevano, erano troppo disordinati, non riuscivano a seguire, a autodisciplinarsi, e degli anziani non parliamo. E nel campo la dote più utile qual era, proprio nel campo? Secondo me la più utile era la conoscenza linguistica, era il conoscere il tedesco o il polacco o l'impararlo, perché se no si naufragava subito, come è successo alla maggior parte degli ebrei italiani, che scaraventati in lager non capivano, non si facevano capire e si sono autoemarginati nel giro di pochi giorni addirittura. Non capivano i comandi, non capivano i consigli, non sapevano esprimere le loro necessità. In secondo luogo, o forse altrettanto importante, era, non dico la fede, ma una fede. Credere in qualsiasi cosa al di là della propria persona. Che fosse una fede religiosa, o una fede politica, o una fede filosofica, aveva poca importanza. L'importante era andare al di là del proprio individuo.